Saranno le donne a concludere gli interventi, quindi Paola e Romina concluderanno questi interventi. Gianluca diceva prima che Luciano è a Parigi, ma in realtà c'è un ritardo aereo che lo vede distante dall'appuntamento di questa sera e non sappiamo se riesce a raggiungerci in tempo. Intanto non abbiamo salutato alcuni altri colleghi presenti, ho visto il consigliere neoeletto regionale Paolucci, oltre a Brasoli che ho visto arrivare adesso, lui è di casa, cioè Brasoli, come ho visto il nostro direttore generale dell'ASL, Armando Mancini, e così come ho visto alcuni sindaci, il sindaco di Villa Cediera, il sindaco di Sala, il sindaco di San Valentino, alcuni assessori dei vari comuni presenti tra Brescia e Pescara. Perché li voglio citare oltre a quelli che sono già intervenuti, ho visto giustamente il parole di casa, insomma, Francesco, con il quale condividiamo questa esperienza amministrativa da qualche anno, in ruoli, in funzioni diverse, ma insomma ci siamo incontrati parecchie volte. Io raccolgo delle cose vecchie da Gianluca, un passaggio secondo me molto importante. Questo è il partito che spesso ha scelto con i propri uomini per farlo diventare grande, cambiare, diciamo, spesso il proprio riferimento nazionale, perché così facendo dovrebbe essere più facile raccogliere il consenso degli italiani. Questo è il partito che, come ha detto prima Gianluca, nonostante abbia avuto la grande capacità espressiva anche del dialogo più innovativo, se volete, anche quello che arrivava alle masse, diciamo, alla popolazione più vasta a tutti i livelli della nostra nazione, è riuscita anche a mettere fuori gioco un leader che sembrava imbattibile. Questo è il partito che, più che affrontare di petto i problemi che comunque ci sono, ha preferito affrontare di petto i propri responsabili di partito sul territorio regionale e nazionale. Credo che sia arrivato il momento che questo partito, dopo queste primarie, faccia una sana riflessione di quello che deve essere il futuro rispetto ai problemi reali che l'Italia ci offre di risolvere e di in qualche modo prima capire. Noi abbiamo questo limite, noi abbiamo questo limite. Sono poche le esperienze di coloro che, non, diciamo, essendo direttamente coinvolti, danno il loro contributo in solitudine, in silenzio, lo fanno perché sono convinti del tesseramento, sono convinti della posizione politica del Partito Democratico. Siamo troppo pochi, cioè veramente troppo pochi. Cioè, perché dico questo? Perché mi sono reso conto recentemente, anche vedendo quello che sta accadendo in Italia, no? Con il governo nazionale, non so quante felpe ancora avrà Salvini da indossare per cercare di interessare gli italiani su alcuni temi specifici, però noi siamo più bravi, ad affrontare e risolvere i problemi, ma quando lo facciamo seriamente? Poi spesso invece ci dimentichiamo che i problemi sono presenti ogni giorno, siamo convinti che dopo un successo elettorale possiamo tranquillamente allontanarci dal territorio che abbiamo in qualche modo rappresentato. È lì che perdiamo, e in quei momenti in cui si perde il legame con il territorio di appartenenza. Perché è importante questa occasione di voto di domenica? Gianluca diceva andate a votare, è importante andare a votare. Io dico sì, andiamo a votare, dobbiamo essere tanti, ma non possiamo inseguire ancora una volta l'idea nuova del partito. Martina, personalmente, io ho fatto un percorso che mi vedeva quando c'era Bersani con Renzi o votare Bersani. E doveva essere uno giovane uomo che doveva, diciamo, essere incuriosito da Renzi. Renzi non vinse, la volta successiva io sostenni Renzi. Adesso mi trovo a sostenere Martina, non convinto, perché non mi convince l'idea di Zingaretti che deve essere, diciamo, il nuovo per l'Italia. Noi dobbiamo cominciare a imparare a dare fiducia a chi da qualche mese sta lavorando proprio per creare le condizioni di una stabilità politica vera, autentica, utile al confronto che c'è da fare con gli altri partiti che governano. Io credo che questa piattaforma con la quale si candida Martina è una piattaforma credibile, forte, autentica, che pone dei temi seri, importanti. Il
tema principale e fondamentale per noi, quello di dire che non faremo alleanza con i 5 Stelle, ce lo dobbiamo dire questo. Ne dobbiamo essere consapevoli, dobbiamo essere timidi su questo. Credo che Zingaretti su questo qualche dubbio ce l'ha, o almeno l'ha avuto in passato. L'ha avuto in passato. Sappiamo che anche noi abbiamo avuto questo ripensamento nel tempo. Martina ci dice oggi che questo è un processo chiuso. Noi non possiamo dialogare con i 5 Stelle. Quello che è accaduto in questa elezione regionale in Abruzzo e in Sardegna ce lo dice con chiarezza. Se avessimo fatto quella scelta, oggi saremmo al tracollo completo in Italia. Perché non avevamo una spalla con la quale, diciamo, abbiamo scelto la sfida che reggeva il fronte della politica nazionale e noi saremmo stati accusati di tutto in Italia, dello sfacelo completo. Però noi di fronte a questo, come ci stiamo ponendo? Ma quanti di noi si stanno chiedendo, per esempio, se le politiche attive del lavoro, se la riforma del lavoro, a cui prima faceva riferimento anche alle grandi riforme fatte a Renzi, sono tutte quante buone e giuste? Io credo che ci sono delle riforme sulle quali noi dovremmo tornare a dire qualcosa di diverso e che forse anche che va a migliorare le riforme stesse. C'è un lavoro nuovo che oramai si presenta sul campo anche del legislatore che va in qualche modo regolamentato con politiche nuove. Cioè non è possibile analizzare la crisi del lavoro con i vecchi sistemi che attualmente esistono ancora nel campo. Noi abbiamo veramente una difficoltà estrema. Guardate, non è che possiamo noi fare la campagna elettorale per le primarie e non tener conto che le primarie ci faranno arrivare esattamente alle europee. E dell'Europa che vogliamo dire? Ce ne vogliamo occupare perché viene qualche parlamentare che ogni tanto a dire qualcosa che accade a Bruxelles? Non credo che sia sufficiente. E anche in questo noi italiani siamo ancora troppo poco formati. Non abbiamo una formazione adeguata per capire il ruolo centrale strategico che svolge l'Europa. Noi siamo stati spesso adottati da altre regioni per esprimere anche quelle che devono essere politiche europee di regioni più ampie rispetto all'Abruzzo. Noi dobbiamo spingerci anche a analizzare meglio e a fondo questi temi. Martina lo pone come un tema fondamentale, pone come tema fondamentale anche l'ambiente, l'ecologia, che non mi sembra secondario in un momento come questo dove le malattie aumentano anche perché le condizioni del clima si incomincia, diciamo, sempre più ad avvertire come avverse alla salute dei cittadini. 20 anni fa, 30 anni fa ne parlavano soltanto alcuni partiti in Italia, erano i verdi. Adesso invece è un tema che riguarda tutti, riguarda noi principalmente. Non possiamo far finta che un argomento che non ci riguarda. E poi voglio fare una riflessione, lo dico ai colleghi con i quali siamo candidati, a me è stata chiesta questa partecipazione attiva, lo sto facendo con tutte le cose che faccio normalmente, quando mi capita di doverlo fare, quando mi è consentito di farlo, lo faccio pienamente. Io vedo i cittadini, anche a queste primarie, un po' disattenti. Poi ci si pone il quesito subito dopo, ma io vorrei dire qualcosa, questa è l'occasione per farlo, questa è l'occasione buona per dire qualcosa, cioè andare a votare e esprimere una propria visione, un proprio punto di vista. Guardate, questa provincia, questa regione, ma chi può credere che noi siamo stati coloro che hanno amministrato per 5 anni questo territorio regionale e i primi oppositori al governo regionale centrosinistra è stato proprio gli amministratori di centrosinistra di questa regione. Mi sembra normale questo. C'è un problema di eticità anche su cui dobbiamo lavorare, ma l'eticità vera. Cioè dobbiamo dire che chi vuole essere classe dirigente di un partito, almeno la penso così, deve seguire esattamente delle procedure, come dire, organiche del partito, deve rispettare esattamente quello che il governo che si svolge in un territorio. Guardate, quello che ha fatto la Lega recentemente in Abruzzo, qua in questo posto si è seduto insieme una serie di leader nazionali, sono venuti a Pescara, proprio qui, tra Berlusconi, tra Fratelli d'Italia Meloni, insieme a Salvini, per dire che cosa? Che loro erano uniti, erano insieme, e gli abruzzesi hanno
anche dato ragione della proposta fatta qui, che si è ripetuta in Sardegna, avete notato che c'è stato lo stesso tavolo. Ecco, noi popoli centrosinistra questo ci è difficile fare, ci è complicato fare. Ci è servita una sconfitta elettorale dei regionali per cominciare di nuovo a costruire un percorso che ci vedrà, se saremo bravi, di nuovo a governare le regioni. Ma noi dobbiamo essere anche più capaci nell'esprimere all'interno del partito le proprie opinioni, ma poi in modo organico all'esterno essere classe dirigente vera, perché i cittadini questo vogliono sapere. Chi si occupa dei problemi e come gestisce la sua funzione e cosa fa con il ruolo che gli ha affidato. Ecco, spesso noi questo non lo esercitiamo fino in fondo. Io sono convinto che alle primarie di domenica a livello nazionale ci sarà un'attenzione importante su questo. Io voglio sperare che appena dopo non nasca una competizione sterile di distanza rispetto alle emozioni che ci sono, alle tre emozioni. Le tre emozioni si devono sedere e ragionare rispetto a quella che deve essere la piattaforma comune, nella quale piattaforma si devono calare esattamente i problemi degli italiani. O si fa questo, oppure non ha senso fare le primarie, non ha senso avere un segretario nazionale che quando parla viene smentito appena dopo. Per non parlare poi delle riforme che qualcuno diceva prima sono state fatte, sì, tante. Però rifletteteci, molte riforme sono state fatte senza gli italiani. La riforma delle province, visto che ve ne parla uno che ha svolto questo ruolo per 4 anni, è stata una riforma giusta o sbagliata? Giusta a metà. E non era assolutamente credibile, tant'è vero che non si può lasciare un ente pubblico come la provincia senza risorse per sistemare le strade e le scuole. È stato facile per il centrodestra andare nei nostri territori a fare campagna elettorale per ragionare contro il centrosinistra, è stato facile. Perché quando i sindaci non avevano, come dire, da spiegare perché i propri cittadini certe strade e certe scuole contenevano ancora delle criticità evidenti, era ovvio che chi sta dall'altra parte ha alimentato questo clima di scontro politico, avendo anche avuto in qualche modo ragione, il consenso di dare ragione. Ecco, noi in questa partita, come Partito Democratico, qualche anno fa dovevamo esprimere un giudizio più critico, dovevamo essere un pochettino più attenti a quella riforma che avveniva in Italia, che doveva essere la risoluzione dei problemi. Però vi ricordate che anche lì c'era una stampa nazionale che diceva che chiudendo le province si risolveva il problema pubblico italiano, lo ricordate? Tutti, diciamo, ne parlavano, salvo poi quegli stessi giornalisti oggi dire che è sbagliato quello che si è fatto a loro. Ma la colpa è stata addossata a chi? Al Partito Democratico. E questo che non va bene. Noi dobbiamo riprendere in mano il partito, ma lo dobbiamo fare non solo quando ci sono le primarie, lo dobbiamo fare anche quotidianamente nei paesi dove noi siamo presenti, nelle varie sezioni, che sono, visto prima, sono 43 seggi per le primarie di questa, diciamo, domenica, sono tanti, sono tantissimi, tra l'altro dobbiamo ringraziare tutti i volontari che stanno lavorando proprio per animare i seggi, per tenerli aperti, per avere la possibilità di un riscontro vero, obiettivo del consenso che verrà dato domenica. Però guardate, il partito deve tornare a svolgere un ruolo, sì, siamo d'accordo su questo, ma noi al partito dobbiamo avere strumenti. Io mi aspetto dal segretario nazionale nuovo che andremo a eleggere, che vada a rileggere attentamente le procedure gestionali delle sezioni. Cioè tu al segretario di sezione devi dare la possibilità di agire. Se rappresenta le istanze di un territorio, il partito provinciale e regionale deve seguire le istanze che vengono presentate da quella sezione. E questo che fa vero il partito locale. Poi sì che è normale che il cittadino si avvicina. Io ti spingo anche a fare una riflessione ulteriore. Guardate, non ci illudiamo che questo sarà il governo che durerà tantissimo. Non ci illudiamo. Dopo le parlamentari europee non credo tutto, lo sappiamo. Non è che noi possiamo pensare di fare alleanze strane. Se cade il governo noi dobbiamo chiedere che si vota il voto. E questo è chiaro, nella proposta Martina questo è molto chiaro. Noi dobbiamo essere noi pronti. Non è che chiediamo di andare al voto e poi non siamo pronti con
con i territori che rappresentiamo a reagire rispetto a quella che è l'attività che dobbiamo mettere in campo. E poi una cosa, troppa classe dirigente che già è stata impegnata, oggi è disimpegnata perché pensa che non c'è più il momento che lo possa riguardare. Questo non va bene. Chi ha avuto dalla politica ruoli e prospettive è giusto che ridia qualcosa al territorio, soprattutto al partito. Io la penso così. Momenti che i miei colleghi che sono disimpegnati, però questo è quello che non bisogna fare, perché questi sono esempi positivi che possiamo utilizzare sul territorio. E poi veramente qua abbiamo ormai questa idea nuova tra voi, le donne, gli uomini impegnati, insomma, ieri oggi pomeriggio facevo una riflessione con Brasioli su alcuni aspetti riguardanti donne e uomini impegnati. Il problema è noi abbiamo donne impegnate, ma non perché sono di sesso femminile, quindi sono impegnate per necessità, diciamo, di legge. Persone che stanno dando il loro contributo da sempre, in modo convinto e determinato. Ecco, questa è una competizione che le vede impegnate a queste primarie, sia in questa mozione sia nelle altre, e credo che è un bel segno anche questo del coinvolgimento attivo di chi fa politica sul territorio. Però ricordiamoci anche, dopo di domenica, cioè lunedì, dove dobbiamo ripartire e fare le cose che stiamo facendo in questa campagna elettorale. Guardate, noi abbiamo da eleggere il nuovo segretario regionale del Partito Democratico ed è una sfida importante questa. Dobbiamo essere capaci di non stare a pensare al segretario che deve poi decidere le candidature in Parlamento o alle prossime regionali, perché questo è l'altro problema che noi ogni volta subiamo passivamente, tanto è vero che poi il segretario, diciamo, non è nelle condizioni di agire con pienezza. Noi dobbiamo immaginare che questo è un progetto che ci deve riguardare tutti e lo faremo con serietà. Francesco prima ha parlato delle comunali di Pescara, è una grande sfida quella delle comunali di Pescara, non è una sfida qualunque, si vota in tanti comuni della provincia di Pescara, tanti, saremo 20 circa i comuni dove si vota e noi abbiamo un grande lavoro da mettere in campo. Pedro Antonio è uno degli abitanti del partito, non solo provinciale ma regionale, e dobbiamo sapere bene cosa fare nei vari comuni. Ci sono le elezioni provinciali il 31 di marzo, si elegge il nuovo consiglio provinciale, quello eletto dai consiglieri. Questa è la cosa assurda che dicevo prima. Io sono dell'avviso che le province devono tornare a essere elette dai cittadini e non dai consiglieri comunali che eleggono i consiglieri provinciali e il presidente. È normale, noi abbiamo attualmente un presidente di provincia che ha scelto di essere riservato nella sua azione di governo, non sappiamo la provincia cosa sta facendo. Io ero quello che andava proprio sui social, spiegava ogni giorno quello che faceva, l'attuale non lo spiega e non sappiamo cosa accade. Dobbiamo fare un gran lavoro. Io auspico che questa cosa venga in poco tempo, le decisioni da assumere si assumino velocemente e soprattutto noi dobbiamo ridare anche una libertà di azione a coloro che hanno una specifica vocazione a organizzare la politica del partito sul territorio regionale e nazionale. Noi ci saremo, ci siamo, faremo un grande lavoro. Io penso che possiamo essere molto, diciamo, convinti e sostenitori della mozione di Martina, che è stato qua qualche tempo fa con noi, con il presidente emerito D'Alfonso. Dobbiamo però essere tenaci in queste prossime ore e portare le persone a votare, perché nei paesi è ancora più difficile, ma nella città, diciamo, se passa il messaggio che si sta facendo una cosa buona e giusta per la città e non solo per il partito, io credo che ci saranno tante cittadine che andranno a votare domenica e ci sarà un bel risultato di cui parlare domenica sera. Grazie Caruselli, che ho visto prima girare, animato, coordinato questo appuntamento, e direi adesso la conclusione a Paola, a conclusione a Romina, Paola e poi Romina, che saranno loro a chiudere.